nuovo. Allora, stavo dicendo prima. Pronto? Pronto, buonasera signora. Buonasera, sono Rita da Palmi. Cara buonasera Rita. Buonasera, è venuta. Ciao, ciao, Cristo, voglio un favore da te. Mi dica. Ho preso la ricetta dell'obbligo di vedere. Sì? Cos'è che e non è andato? Dire, per favore. Vabbè, sì, te la dico subito. Allora, abbiamo... Allora, abbiamo messo un limone grattugiato, un'arancia sì. grattugiata, no, un limo- un lim- no, un limone grattugiato e un'arancia grattugiata. Sì. Poi abbiamo messo un po' di latte con un po' di lievito di birra e l'abbiamo sì. riversato dentro. Poi sì. abbiamo messo altro latte, quello che ci rimane, perché metà e metà abbiamo fatto. Sì. Poi abbiamo messo lo zucchero. Quanto zucchero? Dipende dall'impasto, su 500 grammi di farina ci vogliono 250 grammi di zucchero. Quanto? 250 grammi di zucchero. Ah, 250. Sì. Va bene. Poi bisogna mettere la farina sì. fino a quando si prende l'impasto. Sì, lo so questo. Poi fai sì. un impasto omogeneo e tiri una bella sfoglia e gli passi sì. ancora limone grattugiato e arancia grattugiata sopra e un po' di zucchero. Ti ringrazio. Va bene. Io ce l'avevo la ricetta, come i miei nipotini mi hanno strappata. Ah, ho capito. Bravo, quanto latte, quanto zucchero, hai capito? Ho capito, sì. Grazie, cara Rita. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, cara Rita. Allora, tanti auguri, buon anno. Anche a grazie te. Anche a te. Grazie mille. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Rita, grazie. Allora, adesso abbiamo... messo l'uovo, ecco qua. E lo riversiamo nel nostro nei pistacchi. Stiamo facendo le polpette dei faraoni. Dei faraoni. Poi ci devi raccontare proprio cosa? Pronto. Ah, uno era uovo, vero? Pronto. Sì. Poi casomai. Io sono il re d'Egitto. Il re d'Egitto, benvenuto, benvenuto. Mario. Come va? Ciao Cristo. Ciao Mario. Questa volta ho preso subito la linea. Meno male, siamo contenti. Caro guarda. Re d'Egitto, lei ci conferma che queste fossero proprio le polpette che mangiavano i faraoni durante i banchetti, durante... Tu ti ricordi l'altra volta che avevamo fatto questo stesso movimento per tritare la soia? Ecco. Perché adesso stiamo versando la soia. Tu la usi la soia, Mario? No, non l'ho mai usata veramente. Assaggiala che vedi come la... Sì. Solo tu sai se queste sono le polpette egiziane. Sì, dei faraoni sono questi. Dei faraoni. Sì. Polpette proprio dei faraoni, perché i faraoni... I faraoni... Se ad ogni cena, ad ogni pranzo non erano presenti le polpette... Non mangiavano. E il cuoco che aspetta il cuoco se non facevano le polpette i cuochi venivano licenziati, sono licenziati voi, i faraoni erano i faraoni no. Dimmi Mario. Devo essere pure io così perché di domenica se non ci sono le polpette a casa hai visto domenica. Hai visto guarda quindi questa è una cosa che si tramanda dall'antico Egitto capito. È vero, è vero. Ah, quindi tutta la storia ritorna proprio. Ritorna, ma tutto ritorna nella vita, guarda, il ecco. passato. E mentre i faraoni mangiavano le polpette, Cleopatra andava sempre a cogliere le farfalle. Andava a farfalle, Mario. A farfalle. È la verità. Senti un po'. Io sono a casa, adesso sto aspettando un amico che... L'ho invitato a cena stasera. Ah, capito. E ci seguiremo il tuo programma con tanta gioia. Oh, ti ringrazio grazie, Mario, molto Mario. Gentile. E tanta curiosità pure. La prima cosa questa. No, la comunque curiosità digli a Carla di prendersi gli ingredienti di questa ricetta che è buona veramente. Sì, sì, sì. Non vorremmo mai che passasse dal Crotone un faraone e lei non fosse pronta, insomma, capito? Cristo, dimmi. Meno male, salutamela. Tranquilla. Allora, adesso... E la nostra pasta... Caro Mario, noi vi salutiamo, un abbraccio a lei e alla signora Carla, a tutta la vostra grazie. Famiglia e a Crotone. Sì. Faccio un augurio di un felicissimo anno. Grazie, speriamo di sentirci però Mario. Famiglia. Grazie mille. E poi volevo salutare tutta l'equipe di Telespazio, che sono dei ragazzi veramente in... è vero, ricambiano e su questo hai ragione, sono delle persone splendide, dei bravissimi lavoratori. In... Veramente. Ok, senti, ti volevo fare una domanda da tanto tempo che mi dimentico sempre. La Macario lavora ancora lì sul telespazio? No, mi dicono di no.
No, per questo no, l'ho conosciuto negli anni Ottanta, per questo. Ah, ecco, no, 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 no. Va bene, caro Mario, grazie mille. Ciao, ciao Mario, grazie di aver chiamato, ciao. Allora, le farfalle... Di Cleopatra. Di Cleopatra, quindi poi Cleopatra le bolliva, le farfalle. No, queste sono un sì, questa è la pasta. Lei andava proprio a farfalle. E che ne faceva? Faceva una collezione di brava. Le collezionava, brava, chi è? Lo stavo dicendo io. È giusto, chi è? Con chi parliamo? Adesso versiamo un po' di mollica di pane. Il giovinello. La signora Maria? No. Sonia, Sonia. Sonia, cara Sonia, ma sei raffreddata. Buonasera, buonasera. Buonasera, cara Sonia, ma sei un po' raffreddata. Poco a poco, sì. Cara, come mai? Abbiamo versato... Perché faceva caldo, oggi sono stata con le maniche corte. Ah, ho capito. Entrando, uscendo da casa, mi sono beccato un po' di raffreddata. Simona, Sonia, volevo dirti che nell'impasto abbiamo versato il parmigiano. Sì. E abbiamo messo un po' di mollica di pane. Perfetto. Io ti volevo chiedere, Cristo, per il pesto al pistacchio, sì. Il pistacchio è bene sbollentarli per togliergli la... No, la allora, guarda, io so, sai quale ho usato, perché non ho messo il sale per questo, ho usato quelli già salati. E viene una meraviglia, Sonia. E sono quindi già aperti. Non c'è bisogno di sbollentarli per la... No, 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 no. Pellicina. No, no, Sonia, perché ne hanno poca, perché la pellicina poi... Ne hanno poche i pistacchi, capito? Non sì, vale sì, nemmeno sì, la pena di toglierle. Va bene, va benissimo questo qua. E faremo se polpettine costa soffia. È reperibile facilmente, sì? Sì, sì, sì. Sì. Sì, non ti preoccupare, assolutamente soia, sì, anche perché se da Guarda Valle Sonia dovesse passare un faraone, come fa, insomma? È vero, Sonia. Non vorremmo mai che tu, cioè, che cosa potresti fare tu se non... Sonia, se non ti trovi le polpette le devi fare, Sonia, le devi fare, però certo, Sonia, mi certo. raccomando, perché senti, e tu da donna ti chiedo un consiglio degli orecchini di Cleopatra, cosa ne pensi? Stupendi, se me li lasciate me li metto quando vengo in trasmissione. Te li lascio, quando vieni tu? Lei le ho dato. Io vengo per la Befana. Le ho lasciato proprio una giornata. Ma proprio. Cristo. Allora io vengo prima della Befana. Poi se trovo qualcos'altro te li porterò. Ci sono anche i bouquet, sì, che poi ti facciamo vedere. I bouquet da sposa. Va bene. Delle egiziane quando si sposavano, cara allora Sonia. Abbiamo. Adesso versiamo poco di latte. Ciao cara Sonia, grazie ragazzi, mille. Vi saluto, bello tutti i telespettatori e un bacio. Un bacio a te, cara. Abbiamo Sonia, messo grazie. poco di latte. Ciao, poco, ciao, poco. Ciao Sonia, grazie. Latte, un po' di sale. Latte, sale. E perché no? Magari possiamo aggiungere anche un cucchiaio di pesto. Sai, stasera voglio così, fare tutto. Pronto, buonasera, con chi a parliamo? A base di pesto. Sono Domenico da Monterosso. Ciao, ciao Domenico. Ciao caro Domenico, come ciao. Va? Quanti anni hai, Domenico? Bene. Quanti anni 12. Hai? 12 anni. Tu hai già studiato l'Egitto, gli egiziani a scuola? Sì, l'anno scorso. L'anno scorso. E senti, corrisponde tutto a verità quello che sta dicendo Christoph? Sì. Hai visto? Sì. Ma c'eri anche tu quando è passata Cleopatra con i faraoni da Monterosso? Sì. Te l'ho detto, Simona. Tu no, solo tu non ci credi. Ma no, ma io sono Domenico, scettica. Digli che è stato bello quando è passata. Sì. Hai visto, Simona? Ed è una bella donna, Cleopatra, è carina? Sì. Ah, carina. Di che colore ce li hai i capelli? Neri. Hai visto? Tu non ci credi, Simona. Ma bravo, Domenico, sei stato proprio addestrato proprio con... Domenico, sei forte, veramente. No, guarda che non ci siamo detti prima niente prima con Domenico, niente. È una cosa spontanea, vero Domenico? Sì. Vedi. Bravo caro Domenico, senti, che altro posso fare? Portava proprio quegli orecchini Cleopatra? Sì. Hai visto? Ah, tu non ci credi? Il bambino veramente eccezionale, bravo Domenico, bravissimo. Domenico, un bacione, digli alla mamma di prendere questi ingredienti che sono buoni, Sì, ciao. Ciao, ciao Domenico, ciao. Ciao. Hai visto? L'unica scettica sei tu. È un po' scettica, così, sono un po' scettica. Soprattutto, sai su cosa? Sul scettro del faraone. Questo qui non mi convince tanto. Che cos'è? È uno scettro. Questo è il simbolo dell'Egitto. Dell'Egitto. Ma tu sei stata qualche volta in Egitto? No, no, io parecchie volte, ma dico, questo simboleggia l'Egitto. Questo simboleggia l'Egitto, proprio. Sì, è il Giglio, capito? Ok. Il ciglio di Firenze.
Ma quale Firenze? Tu sei della Fiorentina allora? No. A me mi sembrava. Quindi questo è proprio lo